avete appreso, penso, dalla stampa, da tutti i mezzi di comunicazione, è terminato l'accordo con la Rapido. Quindi innanzitutto i ringraziamenti a Fabrizio Oliver, che in questi 3 anni ha sostenuto il Latina Calcio a 5, affiancando il nome della Rapido alla nostra squadra. Siamo riconoscenti a quello che ha fatto la Rapido in questi 3 anni. Oggi inizia un nuovo percorso, quindi con tutte le buone intenzioni di continuare un cammino che abbiamo già intrapreso qualche anno fa, e sperando anche di migliorarlo. Anzi, l'obiettivo è quello di migliorare anche i risultati raggiunti in questi anni. Quindi, da questo punto di vista, l'incontro con Gennaro Coppola e con la Axed ci consente di avere sicuramente uno sguardo al futuro ancora più luminoso. Oggi non ci chiameremo più Rapido, per tutti saremo la Axed, L'apostrofo No, Axed. Axed Group Axed Group. per noi è stata chiaramente l'incontro molto interessante. Noi come gruppo da sempre cerchiamo di dare un contributo a quello che è lo sport locale, quindi sia con società di pallavolo più piccole che giocano in serie minoritarie, per qualche anno abbiamo anche supportato l'Andreoli. Perché riteniamo che lo sport sia comunque uno dei veicoli importanti per coinvolgere tutta la gioventù in attività che comunque gli danno un'opportunità di capire come funziona il lavoro di gruppo, il lavoro di squadra e quant'altro. Axel Group di fatto di per sé è una holding che gestisce un gruppo di 6 società operative, e opera in 3 settori di attività. Uno è quello dell'information technology, su cui siamo verticalizzati su più campi, quindi dal settore dell'auto, sistemi gestionali per il settore dell'auto, piuttosto che piattaforma innovativa di realtà immersiva o virtuale. C'è un progetto oggi fatto per MSC che presenta Expo, che è già uscito su diversi giornali, quindi che attraverso un casco si fruisce una serie di contenuti di realtà virtuale. E questa è la divisione tecnologica. Poi abbiamo invece una divisione che si occupa di produzione di contenuti, quindi sia cinema che post-produzione. Stiamo oggi finendo le riprese di un film per Sky che andrà in onda a Natale in televisione, uscirà ai cinema a settembre. Abbiamo già prodotto 2 lungometraggi per Rai, e molte delle pubblicità che vedete invece in giro sono fatte da un'altra società del gruppo che si occupa di effetti visivi digitali, che è Direct to Brain, che è una società che nasce a Latina più di 10 anni fa, tipo quella della Pampers ultimamente, 2 angioletti, non so se l'avete vista, quella è tutto lavoro nostro di 3D. E poi abbiamo invece un'altra divisione dove ci sono altre 2 società che si occupano di servizi alle PMI, che vanno dalla consulenza legale, amministrativa e finanziaria, nonché alla parte di formazione. Quindi diciamo siamo una realtà abbastanza diversificata. Intanto, vediamo come va Ci siamo questo fidanzati per fidanzamento. l'anno. Poi l'obiettivo, insomma, e la mia speranza è quello che l'accordo si prolunghi anche per gli anni a venire. Quindi spero e sono convinto di riuscire a dimostrare a Gennaro che la scelta che ha fatto è una scelta giusta. Sicuramente sì, sicuramente è un accordo migliorativo sotto il lato economico rispetto a quello della Rapido, senza nasconderci, sono un accordo diverso. Beh, innanzitutto siamo partiti da quelle che secondo noi erano le conferme più importanti, cioè i 3 nazionali argentini. Oggi abbiamo Luciano Avellino, Lucas Maina e Gerardo Battistoni, che sono in nazionale con la selezione argentina. Siamo in cerca di 2/3 stranieri, quindi stiamo cercando di capire anche il mercato, quello che offre. Sappiamo dove dobbiamo intervenire. Oggi il mister si scusa, ha avuto un problema e non è potuto venire, però ci confrontiamo praticamente quotidianamente su quelle che sono le necessità per rinforzare la squadra. Luca rappresenta, senza che ve lo sto a ricordare io, insomma, la storia della Latina Calcio a 5, ha un passato ultradecennale con la Latina Calcio a 5, quindi sono contento prima di tutto che sia rientrato. Diciamo che prima delle dimissioni di Marteddu, l'idea di Luca era quello di farlo entrare con un ruolo, diciamo,
come direttore generale, affiancando il nostro amministratore delegato, che è il nostro Gagliani, Luigi Mariani. Con le dimissioni di Cristiano ho apprezzato le doti sul mercato di Luca, quindi Luca sarà il nostro consulente di mercato, ci sta dando veramente una mano infinita, sfoderando nomi su nomi giorno dopo giorno, quindi sarà questo, diciamo, il suo ruolo. Ovviamente insieme a questa figura qui ricoprirà anche una figura importante, che è quella che a me serve tanto, di mediatore tra la squadra e la società, quindi conosce tutte le dinamiche di spogliatoio e tutte le esigenze ad esse connesse, quindi avrà un ruolo importante anche sotto questo profilo. Vi dico, ci siamo incontrati con Gianluca, la prima cosa che ci siamo messi a raccontare, insomma, i ricordi, quelli che per noi sono stati dei sogni, quindi quello che ci siamo detti, ci siamo lasciati da sognatori, perché tante volte ci hanno preso in giro perché miravamo in alto o avevamo ambizioni che per tanti erano veramente utopie, e ci siamo ritrovati come due sognatori. Infatti penso che questa, prima di tutto, mi sento di essere tornato a casa, e soprattutto sono convinto che sarà un anno ricco di tante soddisfazioni e di tanti sogni, perché quello che ha detto il Presidente, continuiamo ad avere quel pizzico di incoscienza e arrivare a parlare con certi tipi di giocatori, o comunque pensare Latina in un'ottica ancora più importante. Penso a volte c'è la consapevolezza che ogni mezzo è fatto ed è ponderato ogni scelta, però dall'altra parte c'è ancora tanti sogni da poter realizzare, siamo convinti che li realizzeremo. La società ancora di più vuole puntare sullo zoccolo duro di Latina, perché ha fatto le scelte importanti a livello proprio di numerico. La presenza dei ragazzi di Latina sarà ancora più importante, ma non per contorno o per quanto possa essere, perché la squadra avrà un'impronta con, insomma, i 5, 6 stranieri, quanti saranno, ma poi il resto sono tutti giocatori che noi reputiamo che possano giocare e possano avere un minutaggio importante in Serie A. Questo lo reputa la società, lo reputa il mister, che ogni passo è condiviso comunque con la visione del mister. Su Bagaro stiamo parlando perché comunque è un giocatore importante, con caratteristiche importanti, come diceva il Presidente, con il mister abbiamo delineato chiaramente quali sono i profili che stiamo cercando. Lui ha delle caratteristiche che possono fare a casa nostra, però dobbiamo far combaciare tante cose, anche perché è un giocatore importante sotto tutti i punti di vista. Stiamo, ripeto, guardando a tanti nomi importanti, quindi poi alla fine di questo tireremo un po' le somme e capiremo se Vinicius può rimanere in questo progetto, se poi si sposeranno le cose o comunque se le scelte saranno altre. Sappiamo il valore di Arellano e l'idea oggi è quello di continuare il rapporto. Se però si aprissero prospettive diverse in quel ruolo che potrebbero migliorare ulteriormente la squadra, ovviamente la prospettiva è quella, insomma, di guardare sempre al meglio. Questo lo si fa con Arellano, ma lo si farà con tutti i giocatori. Però il dato di fatto è che comunque a Latina vogliono venire tutti, perché vi dico assolutamente, dalla chiacchiera con 3 volte campione d'Europa, che al nome di Latina ha detto sì, conosco per la serietà e per, insomma, le ambizioni della società. Allora, il 17 agosto inizio preparazione. Presidente, andava contro la Scaramanzia per il 17 agosto, ragazzi, quindi no. Probabilmente 18, vediamo. lunedì. E poi il campionato il 19 settembre dovrebbe essere. Sempre venerdì in casa. Sì, continueremo il venerdì sera, tranne quando ci saranno le dirette Rai, ovviamente dovremmo spostare perché il palinsesto Rai ci chiede di giocare il sabato o la domenica.